senza bada ma su ciò. Guardando la dubienza a domaia, l'umara così bella facciamo sta. Om viene, dimmo segreto grado sola caia, e chi sono ingandata, e chi sto quello mare, che vaga in vostro cuore, dell'acqua d'argento purpurea. Il paradiso e tutta l'angelutta, magro d'azzurra l'anima ricarea. Om che viene, dimmo segreto grado sola caia, e sti sola ingandata, e chi sto bello mare, che paga in vostro cuore, cantata e chi sto bello mare che paga il nostro cuore non durato. Scavi archeologici eseguiti tra il 1957 e il 1970 dall'Istituto Italiano di Paleontologia Umana riportarono alla luce resti di insediamenti di varie epoche. Essi dimostrano come i primitivi abitatori delle grotte del Vingiolo, insediatisi nell'area ad ondate successive, a partire dal Paleolitico superiore, nel Mesolitico, e nel Neolitico poi, tra 35.000 e 10.000 anni prima di Cristo, vivevano in piena armonia con l'habitat circostante. Proteggevano se stessi e le proprie dimore con amuleti ricavati dalle ossa degli animali uccisi. Adoravano ed invocavano divinità naturali sulla base di riti e credenze ancestrali che si perdono nella notte dei tempi. Molti di quei reperti vengono custoditi nel Museo di Praia a Mare.
zone come questa sorgono aziende agricole e grandi fabbriche modello. È qui che si ritiene possibile un'azione innovatrice. Qui si sta esplicando l'iniziativa di operatori locali ed industriali del nord incoraggiati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le nostre iniziative nel campo turistico, industriale e agricolo a Praia e a Moratea dimostrano come è possibile intentare uno sviluppo economico della Calabria. Noi siamo riusciti nello spazio di pochi mesi a creare degli assistenti, degli specializzati, i quali presto prenderanno la direzione, non dico dei reparti, ma delle sezioni di lavoro. Questa situazione nuova che è venuta a crearsi dà veramente a qualsiasi operatore che scende dal nord la possibilità di trovare maestranza favorevole. È un industriale del nord che parla. Oggi ha creato un'azienda in Calabria. Ha potuto constatare che l'elemento umano è ottimo. Ha solo bisogno di incoraggiamento. Grazie a ciò che è stato realizzato fino ad oggi nel settore delle attività industriali e artigiane per le quali la Calabria dispone sui fondi della cassa di circa 7 miliardi, circa 4.000 persone hanno trovato un'occupazione stabile. Il reddito è aumentato in un anno del 16,5% per effetto di questa politica meridionalistica. Si sono visti piccoli operatori locali diventare grandi operatori, dimostrando di saper creare nuove iniziative. Il lavoro non va avanti, no? non è sbrigativo, cercate di far muovere un po' gli uomini. Chiappetta, Chiappetta, vieni un po' qua, Chiappetta, vieni un po' qua, muoviti. Vai a dire a quel ragazzo che si sposti subito con i materiali laggiù. La ruspa lì non funziona bene, bisogna cercare di farla muovere un po' più a lungo. Signora, signora, dove andate? Da questa parte. E questo sarebbe... Il Castello Pizzuto.
questo è il castello del barone Colletta. La signora baronessa è arrivata. Vi bacio le mani, baronessa. Io sono Raffaele. Ah, Raffaele. Il servo vostro. Ragazzi, la signora baronessa, aiutatela. Portate le valigie dentro, su. È arrivata la signora baronessa. Su. Baronessa, volete accomodarvi? Signora baronessa, noi ce ne andiamo. Ah, grazie. Prego. Siete stati molto gentili. Grazie. Voglio io un gen. A forza, tu hai fatto una cattura. Venite, venite. Ecco, guardate. Il barone diceva sempre che con tutte queste fabbriche il castello avrebbe acquistato un valore enorme. 100, 200, 300 milioni. Ecco perché tutti lo vogliono comprare. Sardelli, quelli del nord, quelli del sud. La giunta comunale, tutti. Io sono venuto qui per lavorare. Come? Sì, alla barca. C'è un guasto al motore. Corrado! Devo ripararlo, assolutamente. Ma cosa m'hai portato a fare? Mi fai compagnia, stai qui con me. Faccio presto e dopo faremo una crociera.